Ciao! Oggi vi mostriamo il nostro fermacarte multitask. Per realizzare questo progetto ci occorre scheda stampabile, 6 mollette, forbici, matita, spiedino, pezzi di gomma Eva, pastelli e glitter, fogli di carta bianchi e la nostra inseparabile colla. Se avete difficoltà nel reperire dalla vostra cartoleria di fiducia la gomma Eva rossa, azzurra, oro, nero e argento, potete sostituire con del cartoncino. Tagliamo i pezzi della nostra scheda stampabile e li poniamo ognuno sul proprio colore. Con l'aiuto di uno spiedino o di uno stuzzicadenti faremo tutti i contorni. Utilizziamo lo spiedino e non la penna, così non lasciamo tracce di inchiostro. Prendete tutto il tempo che avete bisogno per fare questo lavoro, perché dobbiamo essere abbastanza precisi. Dopodiché ritagliamo tutti i pezzi. Questo step lo dobbiamo fare due volte. Assembliamo le due automobili con la colla. Prendiamo i due pezzi azzurri e li poniamo in alto sul semicerchio rosso. Ora tocca ai due cerchi neri e attaccheremo in basso per creare le due ruote e i due cerchi argento al di sopra. Il pezzetto oro sarà il faro. L'ultima strisciolina argento e sulla rovescia sarà la strada. Utilizzeremo due delle semollette per creare la base del nostro fermacarte, messe una di fianco all'altra. Aspettiamo sempre che la colla si asciughi prima di continuare il lavoro. Le altre quattro mollette le metteremo in perpendicolare rispetto alle prime due, così da creare quattro angoli retti, due su un lato e due dall'altra parte. Io ho utilizzato una colla a presa rapida, ma voi potete utilizzare anche la Vinavil, però ricordate che deve rimanere in posa 24 ore. Come potete notare, le mollette in verticale sono messe nello stesso verso, invece quelle là coricate sono messe nei due versi opposti. Cosicché possiamo mettere più bigliettini o anche fotografie per abbellire la scrivania del nostro papà. Una volta che la struttura di mollette è ben salda, possiamo attaccare le due automobili. La prima la incolliamo sulle due mollette verticali e manteniamo finché non si incolla per bene. Giriamo il nostro fermacarte per lavorare meglio e incolliamo la seconda macchinina sulle restanti mollette verticali. Ed ecco pronto il nostro lavoro. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Iscriviti al nostro canale.